Per Palazzo Te abbiamo pensato a un percorso labirintico, ovviamente, quindi passata alla Sala dei Giganti, che in un qualche modo rappresenta il cuore di questo spazio, abbiamo disegnato un piccolo labirinto immediatamente dopo, completamente dedicato alle opere di Zinelli dalla fine degli anni 50 agli anni 70. E quindi ricordiamo che il formato delle opere è quasi identico, sono questi fogli che lui lavorava incessantemente per ore e ore e ore al giorno, e li presentiamo, come si dice, in questi spazi decorati, pluricarichi di immagini, e quindi il visitatore entrerà piano piano nel mondo di Zinelli. Zinelli ha la capacità di portare a Palazzo Te un linguaggio nuovissimo, cioè non ha età ed è il linguaggio della fantasia, della creazione. I suoi personaggi potrebbero vivere direttamente nei graffiti contemporanei o essere sulle grandi pareti. Infatti abbiamo pensato il percorso per i giovani, per effettivamente tutte le età, ma soprattutto abbiamo ingigantito, appunto, visto questo luogo, anche questi suoi personaggi e fatto una sorta di abecedario. Quindi Zinelli è una festa per gli occhi, è molto divertente e vive in un mondo tutto suo, ma splendido, pieno di colori. Questo è un diario intimo, universale, storico, di tantissimi oggetti e soggetti, che è questo mondo lenticolare. Portiamo in questo spazio straordinario proprio perché il presidente Mazzucco ne parlava prima, insomma è una piccola carotatura dell'universo Zinelli, quindi auspichiamo che questa possa essere semplicemente proprio un piccolo punto di partenza, di curiosità, una scintilla che riporti anche la voglia di farne molte altre, insomma, le mostre di Zinelli, perché è una sorta di mondo totalmente lenticolare. Sia nei modi in cui questa mostra è stata concepita, sia proprio nel lavoro di questo artista, sta una vicenda, una storia che credo possa riguardare tutti. Insomma, intanto è un artista apparentemente minore, un uomo qualunque, un uomo del territorio, che però nasconde in sé un germe di grandezza e che lo fa risplendere anche attraverso il dolore e la malattia. E il fatto che lui sia capace di fare questo credo che sia un messaggio che riguarda tutti, cioè ciascuno di noi credo che abbia la sua piccolezza e anche la sua grandezza. E l'arte è la capacità di far coesistere queste cose e di rendere quindi il rapporto tra la nostra piccolezza e la nostra grandezza un'occasione anche di felicità, oltre che di patimento. Quindi ecco, credo che questa mostra sia un po' questo, sia nello stesso tempo il senso del labirinto, il senso del dolore e anche la possibilità di trasformare il dolore in un gioco.